Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora, oggi siamo qui con l'appuntamento del martedì, cioè riservato a FIFA Ultimate Team nella sfida Creazioni Rosa. Siccome molti mi avete chiesto di fare campionati e nazioni misti dopo quella che ho finito l'altra volta il gruppone, oggi quindi ho portato questa qui e vi porterò due rose. Siccome oggi che esce il video, cioè martedì, dovrebbero mancare 9 giorni alla scadenza, vi raccomando quindi di seguire anche il prossimo video che uscirà martedì prossimo e farle subito le rose, così riuscite a finire questo gruppone in tempo. Allora, oggi siamo qui per fare la prima, la difficile e la intermedia. La prima difficile ci dice che i requisiti sono esattamente 3 nazionalità in rosa, esattamente 2 campionati in rosa, massimo 4 giocatori della stessa nazione, massimo 6 giocatori dello stesso campionato e valutazione squadra di almeno 77, ovviamente l'intesa deve essere 100. Allora, dice massimo 4 giocatori della stessa nazione, ricordiamocelo, e la rosa in questione è questa qua. Allora, come vedete è formulata dalla Liga BBA e dalla Serie A. I due attaccanti sono Livaja e Kalinic, così almeno si fanno anche intesa fra di loro ed è una cosa perfetta. Livaja, infatti, dietro di lui ha Gomez e Vieira, che sono della sua stessa squadra, e quindi lo portano ad avere intesa 10, stessa cosa per Vieira. Mentre Kalinic, dietro di lui, gli ho messo Brozovic e Suso. Ricordiamoci Suso perché c'è massimo 4 nazionalità nella rosa. I difensori sono Johnny, Bonera, Andreolli e Maggio. Andreolli che va ad avere intesa 10 perché ha 3 linee verdi, perché c'è anche Storari che li fa intesa in porta. Quindi, come vedete, abbiamo valutazione 78, non 77, mia palla che ha posto, e intesa è a 100. Quindi questa è la prima rosa che abbiamo formulato, cioè della difficile, che non è tanto difficile, ovviamente fate molto attenzione ai prezzi dei giocatori, cercate di prenderli al meglio che potete. Quindi andiamo ad illustrare la seconda rosa. La seconda rosa, cioè l'intermedia, ci dice esattamente 5 nazionalità in rosa, esattamente 3 campionati in rosa, massimo 3 giocatori della stessa nazione, massimo 4 giocatori dello stesso campionato, valutazione squadra minima 77, intesa ovviamente 100. La rosa in questione è questa qua. Molto blanda, blanda, blanda. Come vedete abbiamo l'attacco BBVA, centrocampo Serie A con terzino e difesa Ligue 1. Quindi abbiamo 3 campionati. 5 nazionalità in rosa perché abbiamo 3 spagnoli là, 3 italiani, 3 francesi, hanno 2 italiani e 2 brasiliani. Quindi abbiamo anche 5 nazionalità in rosa e massimo 3 della stessa nazione, come vedete, e massimo 4 giocatori dello stesso campionato. Adesso vi dico un po' i nomi, gli attaccanti sono Agirex, come vedete, Susaeta come altro attaccante, mentre il centrocampo viene formato dai giocatori dell'Empoli, ossia Croce, Mauri e Giusse. Il terzino sinistro è Avelar, che si va ad unire anche con Hilton, visto che fa intesa pure con lui, e gli altri difensori sono Congre, Jourdain e Danze. Bene, questa è la seconda rosa, come vedete chemistry di 100 e rating di 77, che è quello minimo richiesto nella sfida per essere accettato. Quindi spero che questo video vi possa essere stato d'aiuto, lasciate i miei tanti mi piace, come sotto arriviamo a 40 per la serie di FIFA che vedo che sta andando molto bene. Ci vediamo martedì prossimo con le ultime 2 rose di questo gruppone, quindi ci vediamo martedì prossimo e anche gli altri video, cioè iscrivetevi al mio canale, guardate anche gli altri video per favore, grazie. Quindi ci vediamo al prossimo video, bella a tutti quanti.